Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ben ritrovati e se è la prima volta benvenuti ad Imin Inside. Oggi ragazzi oggetto del video l'eroe che non ti aspetti del derby, ma prima di dirvi di chi parleremo vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e il mio personale di Instagram per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo anche il sito www.acmilaninside.com con foto, video, notizie, interviste, pre post partita, tutto ciò che riguarda il mondo a 360 gradi del nostro amato Milan, esattamente. Allora ragazzi, per parlare dell'eroe che nessuno, o comunque sia pochi, si aspettavano domenica, partiamo da una frase, da un aforisma di un saggista americano degli anni 90, Joseph Campbell. Campbell, bello parlare in inglese, Campbell, che diceva: l'eroe altro non è che una persona normale che fa la migliore delle scelte possibili nella peggiore delle circostanze. Ecco che contestualizzando questa frase alla partita al derby di domenica è facile indovinare di chi stiamo parlando. Ciprian Tatarusanu, l'eroe che non ti aspetti del derby, che ha compiuto ha deciso di compiere la parata più importante della sua carriera, più decisiva, nella partita probabilmente di maggior livello che lui abbia mai giocato, senza nulla togliere alle sue precedenti esperienze, però credo che si possa riassumere così: la migliore delle parate nella migliore delle partite da lui giocate. È chiaro che allora anche nel caso dei rigori bisogna effettuare una differenza, una distinzione tra i rigori sbagliati e i rigori parati, perché un rigore può essere sbagliato da colui che lo calcia, nel senso che lo si può tirare fuori, lo si può tirare male e quindi la parata per il portiere diventa facile. Ma i rigori parati, perché se vogliamo Lautaro non l'aveva tirato male, era a filo d'erba, era una bella rasoiata anche nell'angolino. La parata è importante, importantissima, è bellissima da parte di Ciprian, quindi è un rigore parato da Tatarusanu, non sbagliato da Lautaro, perché ripeto, l'argentino l'aveva pure tirato bene. È il prodigio di Tatarusanu che assume maggior valore, vista la difficoltà della parata e visto che arriva in una partita, ripeto, molto importante, che di fatti, come abbiamo già detto nel video di ieri, ci lascia primi, ci lascia imbattuti e ci lascia a più 7 dalla prima seguitrice, Napoli a parte, con il quale condividiamo il primato. E quindi l'eroe che non ti aspetti, perché di solito quando nei pronostici si chiede di, giusto appunto, prevedere eventuali risultati, marcatori, roba varia, spesso si tende un po' a prediligere i giocatori di movimento e ancora più nello specifico magari un attaccante o il giocatore più rappresentativo di quella squadra. Credo che se avessimo chiesto in generale ai tifosi dei pronostici, al di là dei risultati, tutti avrebbero potuto, la maggior parte avrebbe indicato come uomo partita magari un Ibra, un Leao, oppure dall'altra parte che ne so, un Lautaro, un Dzeko. Dzeko, detto così, sembra più l'animale, cioè Dzeko, facciamolo più con l'accento.
È difficile individuare l'MVP di una partita, il migliore in campo in un portiere. A maggior ragione di tutto ciò, ecco che Tata assume ancora più valore la giocata, la parata di Tata Rusano, che ha salvato il Milan nella peggiore delle circostanze, perché dopo essere andati in svantaggio con un rigore che personalmente ritengo dubbio, il primo, quello per il fallo di Kessié, ma ritengo dubbio non per tifo o per mancanza di obiettività. Lo ritengo dubbio semplicemente perché prima di incrociare le gambe di Calhanoglu, Kessié riceve non uno, ma due falli, ovvero le mani sulla schiena e Calhanoglu che gli mette la gamba davanti facendoli cominciare la caduta. E questa è la questione. Ecco perché lo ritengo dubbio. Non sono matto da ritenere dubbio il secondo, dove Ballo Touré, pur toccando minimamente il pallone, comunque falcia Darmian. Ma ritengo il primo dubbio giusto appunto per questo, per questa analisi che vi ho appena fatto. Vabbè, comunque, Milan che passa in svantaggio con questo rigore dubbio riesce a pareggiare giocando anche meglio in quella frazione. E arriva questo secondo rigore, ah, già un secondo rigore nella stessa partita fa schizzare il nervosismo alle stelle, se ci sono entrambi. Il secondo, dopo che il primo era dubbio, in un derby di quella importanza, potete immaginare che se l'Inter fosse andata sul 2-1, sarebbe stato, pur confidando nella capacità e tecnica e atletica e mentale della squadra, sarebbe stata una grossa mazzata. Ecco perché la peggiore delle circostanze. Ed ecco perché sono contento anche per Tatarusano che, diciamocela franca, non credo che ci sia stato qualcuno contento dell'infortunio di Maignan, ma non per l'infortunio in sé, nel prevedere che avrebbe giocato come sostituto. Faccio un esempio stupido: se come secondo avevi un portiere, non lo so, più in uso, più affidabile teoricamente, tipo, non lo so, voglio mettere pure un Consigli, facciamo un esempio, uno stava un attimino, diceva, stava un attimino più tranquillo, diceva, vabbè, dai, Consigli fino all'anno scorso eri il titolare del Sassuolo, a fin dei conti un buon portiere. Tatarusano, che purtroppo fino ad oggi aveva compiuto degli errori nelle amichevoli estive e l'anno scorso con la Roma, sia pure è vero che parecchi si erano dimenticati che l'anno scorso sia nel derby di Coppa Italia sia in Coppa UEFA con lo Slavia all'ultima partita ci aveva salvato il primato nel girone, nessuno era tranquillo. Bisogna dire che però Tatarusano se n'è ampiamente fregato di tutte queste critiche, di tutte queste opinioni non richieste, ha lavorato, ha ben lavorato e a parte le prime partite dove obiettivamente sui gol poteva poco, sia contro la Roma, sia contro il Porto e sia soprattutto contro l'Inter è risultato decisivo. Contro la Roma su Carles Perez, contro il Porto su Gruic e un altro che non ricordo, e derby su rigore, parando di fatto, oltre questi tiri, tutte le critiche non necessarie, non dovute, che gli sono piovute addosso. Quindi ecco, questo magari è anche un invito che io faccio ai tifosi. Va bene le critiche costruttive, va bene le critiche per amore del Milan, ma criticare a prescindere, semplicemente per aver bollato un calciatore in una determinata maniera, ricordiamoci sempre che sono uomini e come possono compiere un errore, possono anche rimediare e crescere.
Ora salite tutti sul carro di Calabria quando fino a qualche anno fa tutti gli dicevate male. Ma questo non è ai nostri seguitori e followers di Mila Inzaghi, è un discorso chiaramente ben generale. Va bene, comunque, sono contento per Tata, ammetto che non vedo l'ora che rientri Maignan, ma comunque sia, Tata Rusano lo sta ben sostituendo. Ora, speriamo che tutto questo video non faccia da preambolo a qualche catastrofe nelle prossime partite. Scherzi a parte, io vi ringrazio ragazzi, vi ricordo gentilmente il like, iscrivetevi, campanellina, in descrizione tutti i link da seguire di Milan Insider personale se volete, sito www.acmilaninsider.com. Io vi saluto, vi ringrazio. Vediamo se riusciamo a fare qualche live con voi, ragazzi. Vi saluto, sempre Forza Milan.